Nell'ambito dell'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, la Giunta regionale ha deliberato nei giorni scorsi l'inserimento dell'ex ospedale Bartolini a Mondolfo tra le case della salute previste nelle Marche. L'intervento contribuirà a dare un'importante risposta sanitaria con l'obiettivo di migliorare i servizi e l'assistenza di prossimità. Come aveva spiegato l'assessore Filippo Saltamartini, nella casa di comunità un ruolo fondamentale è assolto da un team multidisciplinare. Ne fanno parte i medici, i pediatri di libera scelta, gli infermieri e altri professionisti che potranno erogare prestazioni di specialistica di primo livello garantendo prevenzione e promozione della salute. Ad esprimere soddisfazione è il primo cittadino di Mondolfo, Nicola Barbieri. Una bella notizia per gli oltre 25.000 residenti della Bassa Valcesano. E la scelta e la decisione della Regione recepisce la nostra istanza inviata alcuni mesi fa di inserire la Casa della Salute Bartolini tra le 29 case della comunità della Regione Marche, quindi una notizia molto importante, un inserimento con investimento di 400.000 euro che pone appunto la struttura come una struttura di riferimento per il territorio. Ora, proseguito il sindaco, auspichiamo che gli investimenti economici messi in campo per la riqualificazione della struttura non vengano vanificati da ulteriori riduzioni dei servizi sanitari che nel tempo hanno colpito anche la Casa della Salute di Mondolfo, servizi, aggiunto Barbieri, che devono essere ripristinati al più presto. Con il tempo alcuni servizi sono stati ridimensionati a causa soprattutto della carenza del personale medico. E tra questi il servizio di guardia medica che è a rischio chiusura dal periodo di marzo, e quindi chiediamo che questo servizio fondamentale non sia sospeso, non venga smantellato, perché è un servizio essenziale per tutto il nostro territorio, così come il servizio vaccinazioni che ASUR ci ha assicurato, insomma, che ripartirà in questi giorni.